La prima lettura ci ha fatto contemplare il mistero della luce. Giovanni, apostolo ed evangelista, ci dice che se camminiamo nella luce perché Dio è luce, perché in Lui non ci sono tenebre, non dobbiamo avere paura di nulla, non dobbiamo avere paura del peccato. Vedete, noi questo istinto ce l'abbiamo sin da piccoli. Mi viene in mente, ecco, il bambino che piange. E appena arriva la mamma, la prima cosa che fa, accende la luce. Il bambino, già vedendo la luce, comincia a rallentare il suo pianto. Sa che sta arrivando la sua mamma. Noi abbiamo dentro di noi questo istinto della luce, questo istinto di cercare la luce e di vivere nella luce. Allora lasciamoci davvero guidare da questo istinto naturale che il Signore ci ha donato. Camminiamo nella luce, cerchiamo le cose belle, ecco, siamo aperti a tutte le cose belle che il Signore ha pensato per noi. Questo significa essere umili, essere humus, essere terreno per poter accogliere dentro di noi la vita. E allora sì, che come Padre Pio, come Caterina da Siena, potremmo un giorno, ecco, sentire anche di noi, ecco, sei stato grande perché hai scoperto il vero segreto della vita, farti piccolo.